Si è svolto nei giorni scorsi a Gioiosa Ionica il concorso Jeso Pazzo, organizzato dall'Associazione Incanto dei Fratelli Nizzardo. A intervenire è stata la presidente dell'associazione, Carmelo Gozzo, che ha espresso la felicità di accogliere nella cittadina Locridea la tappa regionale di un concorso di livello nazionale. Ad accogliere i ragazzi intervenuti da tutta la Calabria, anche Stefani Falasconi ed Enzo Longobardi, organizzatore dell'evento. Dopo aver ringraziato l'amministrazione comunale, sempre vicina alle manifestazioni di carattere culturale, ha ribadito che queste sono iniziative da valorizzare nel nostro territorio, in quanto è proprio da qui che possono nascere le stelle del domani. Sono intervenuti ragazzi provenienti da tutta la Calabria, abbiamo ragazzi che provengono da Vibo Valentia, Catanzaro, Soverato, ci sono di San Luca, di Gioiosa Ionica, Monasterace, da tutti i posti della Calabria. È un concorso nazionale e questa è la tappa regionale del concorso dedicato a Pino Daniele. Io sono felicissima di avere queste personalità gioiosa, sono felicissima direi di accogliere questi ragazzi e i genitori qui a Gioiosa Ionica e allo stesso tempo vorrei ringraziare anche l'amministrazione comunale. Siamo veramente felici, speriamo che da questo concorso possano nascere le stelle del domani, della musica leggera e perché no anche di altra musica. Allora, questa iniziativa si chiama Jeso Pazzo perché? Perché è un titolo di una canzone famosissima perché è dedicata a Pino Daniele. Nasce 3 anni fa in concomitanza di questo spiacevolissimo episodio proprio che ci ha visto perdere un cantatore così amato da tutti gli italiani. E questo concorso è nazionale e quindi è un bacino di utenza che prende tutta l'Italia. Quindi arrivano ragazzi dal nord, dal sud, da qualunque regione vogliano arrivare. È un concorso un po' particolare perché si sviscera in più step. Ci sono delle audizioni come quella che stiamo facendo oggi a Gioiosa Ionica, che grazie soprattutto all'associazione Incanto e alla sua organizzatrice. Dopo le audizioni verranno fatte appunto queste selezioni di ragazzi che si presentano. Ne abbiamo fatte già diverse in tutta Italia e alla fine selezioneremo quelli che possono passare direttamente alla semifinale. Dalla semifinale poi ci sarà un altro step che sarà ovviamente la finale. Il concorso si svolge a Fiuggi, ma la prerogativa è quella di dare ai ragazzi un percorso didattico importante. Cioè il ragazzo non arriva soltanto per esibirsi, arriva con una serie di masterclass che si effettueranno direttamente a Fiuggi.